questa terra di cui ti parlo, una perla rara, come il suo mare, e come vivi in canto corti. Canto corti, fai cipazzini, i meglio popoli, in vita si sciarriaro, e chi lo sangue. E non c'era cura di liguaria. Se in sonna notte carraggio cuore, picchiato decadenza, non la posso accettare, usia le vita e te liberare, e sogno pronto e mi faccio ammazzare. Se terra d'amuri e di pittizza rara, alla morte per liberarti di sta mala razza che ti succa usando con una mala sorte, vita campo con parte d'oro me le scusare con tutto cuore, terra d'amore e di cattuparti che ancora aspetta un governatore con i fatti. È pronto a partire! Eccoci! Le urne sono chiuse, ufficialmente. Ora possiamo parlare liberamente. Peccato che il servizio riguardante l'exit poll non è stato garantito per queste competizioni, perché si è trattato di un solo collegio, e quindi dovremo ora attendere che si aprano le urne e quindi a voto seguire quello che è l'andamento del nostro collegio Mons Brianza. Tenete conto che ancora non abbiamo neanche il dato definitivo, lo si saprà tra mezz'oretta, forse mentre siamo in diretta, arriverà anche il dato definitivo della partecipazione al voto e quindi lo commenteremo assieme. Ci tengo ad iniziare questa nostra diretta con uno degli ultimi ricordi del sabato scorso che mi ha dato grande soddisfazione, una telefonata. Non faccio il nome per una questione di privacy. Un brianzolo doc, assessore al comune di Monza per due legislature, uomo proveniente dalla un po' dalla sinistra, con un ruolo importante in città, già di una certa età, mi ha telefonato sabato mattina per dirmi
Io, in 40 anni di politica, una campagna elettorale in Brianza, come l'hai fatto a tu, non l'avevo mai vista. Con la passione, anche le argomentazioni e ovviamente le dinamiche, l'entusiasmo, la suggestione che ha avuto la capacità di creare. Credetemi, questa è una delle più belle soddisfazioni di quasi 2 mesi di campagna elettorale. Come iniziava il nostro approccio? Ora lo posso dire. Non è stato felice il nostro approccio in Brianza, perché la prima cosa che abbiamo cercato di fare è creare una base logistica. Non c'è campagna elettorale che non abbia almeno un comitato che serve anche per quella che è una logistica materiale, no? E ovviamente anche per quella che è un segno di presenza del candidato. Certo, una competizione elettorale come quella del Senato richiede una presenza quasi comune per comune. Ovvio che noi non avevamo né i mezzi né il tempo per poter creare un comitato elettorale comune per comune. Questo già è il primo elemento che ci differenzia rispetto agli altri due competitor, quelli che comunque erano dati ai nastri di partenza per favoriti, per un motivo semplice. Il centrodestra è presente in tutti i 55 comuni della Brianza, attraverso i 4 partiti che sostengono il centrodestra, più c'è un'organizzazione importante, una macchina da guerra che si chiama Monza Calcio. Questo ha portato senza sforzo il candidato del centrodestra, Adriano Galliani, ad avere una rete già pronta, esistente, operativa. Anche Cappato, per quanto lui strategicamente ha voluto utilizzare l'aureola del candidato civico, poi si è mosso attraverso la rete degli 11 partiti che lo hanno sostenuto, in particolare il PD, che in Brianza è presente in tutti i 55 comuni. Già logisticamente, noi, dopo il terzo tentativo, siamo riusciti ad avere un immobile per fare il comitato. Abbiamo mandato in alla scoperta il povero Peppe Lombardo, l'onorevole Giuseppe Lombardo, che è il primo che devo ringraziare, perché dall'inizio si è intestato l'organizzazione della nostra campagna elettorale. E dopo il terzo tentativo, perché i primi 2 tentativi non sono andati a buon fine, e mi dispiace dirlo, ma c'è stata una chiusura nei nostri confronti che naturalmente non sappiamo se rasentava la chiusura politica o una chiusura territoriale dei tempi di mio padre. Fatto sta che abbiamo dovuto aspettare qualche giorno in più
per arrivare ad avere il comitato, che poi ci è stato locato nella via 20 settembre, se non ricordo male, numero 5. E voglio ringraziare ovviamente l'agenzia che ce l'ha messa a disposizione, ovviamente abbiamo pagato, e prima, diciamo, coincidenza, il titolare dell'agenzia originario di Messina. Quindi già logisticamente questo è stato l'approccio. Parliamo della fine agosto. Noi abbiamo iniziato la campagna elettorale in Brianza nemmeno 2 mesi fa. Teniamolo presente questo elemento, perché l'organizzazione della campagna elettorale è fondamentale, strategica. La rete è strategica. Altro elemento che dobbiamo tenere presente, sia Galliani sia Cappato, oltre alla logistica sul territorio esistente, hanno utilizzato la rete di uomini e donne di partito. Questo teniamolo presente. Noi non abbiamo consiglieri comunali, non abbiamo assessori, non abbiamo sindaci. Quindi la nostra rete di uomini e donne che si è innescata con la tecnica del passaparola e della cosiddetta catena di Sant'Antonio è stata una azione virale che ogni giorno abbiamo spinto e ogni giorno andavamo conquistando posizioni. Conosciuto una persona, me ne portavo un'altra e così via. Poi dagli incontri si è passati, agli incontri singoli, alla creazione di eventi e quindi l'aperitivo con Cateno, il caffè con Cateno, perché mi è stato detto che in Brianza i comizi non sono una prassi che nelle campagne elettorali viene utilizzata. E quindi ho dovuto cambiare, e chi mi conosce sa che io vivo di comizi in campagna elettorale, del rapporto con la piazza, con la massa. Ma le abitudini erano altre. Quindi noi ci siamo dovuti adeguare giustamente a quelle che sono le abitudini in un territorio. Chiarito questo, andiamo a un altro dato e cominciamo a entrare nell'analisi e nelle previsioni. Perché vedete, io ve le consegno. Queste previsioni le ho scritte sabato sera, mentre viaggiavo da Milano a Catania per rientrare a casa. E quindi concluso la nostra campagna elettorale, ho voluto mettere su carta le mie sensazioni e le mie previsioni, che ora vi consegno, visto che gli exit poll non ci sono, ve le faccio io, perché per me questa competizione elettorale è stata una bellissima palestra. Ve lo dico con molta onestà, io avevo bisogno di completare la mia formazione sul campo in un contesto che ha abitudini diverse
rispetto alle mie, che naturalmente ha logiche diverse. Non ha importanza quali sono le migliori o meno, ogni contesto ha le sue regole. E se tu ovviamente vuoi inserirti in quel contesto, devi capire quali sono le regole. Diversamente è inutile che critichi il contesto, non ti approcci. Quindi non è questo il tema. Capire, analizzare, studiare. Io ho fatto sempre campagne elettorali in contesti urbani non miei. È ovvio che ho dovuto studiare non solo quelle che sono le criticità del contesto, ma anche le soluzioni. Poi ho dovuto studiare un po' di storia politica, poi ho dovuto anche studiare i miei avversari. Perché guardate che soprattutto in un'elezione come l'uninominale è un corpo a corpo. Piaccia o non piaccia. Questo lo voglio dire perché anche poi quando si alzano un po' i toni, fanno parte di una normale dialettica. Quando si parla degli avversari, beh, Wikipedia è lì sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo niente, non abbiamo detto niente di falso. Io non ho nascosto nulla di me e non ho nascosto nulla degli avversari, ovviamente. Ma perché questo è l'elemento, vedete, l'elemento fondamentale per far valutare, per bene, chi avete di fronte? Questo è stato il lavoro che abbiamo avviato. Andiamo ora qua un appunto, le previsioni di Cateno De Luca, che ho dato anche a qualche collega giornalista, già, proprio per dire c'è il bollino, perché fare le previsioni dopo è la cosa più facile. Ora mi prendo la responsabilità invece di interpretare, secondo me, attenzione, quindi stiamo parlando di un'interpretazione che sta facendo Cateno De Luca, che si approccia alla Brianza da un punto di vista politico neanche 2 mesi fa. Va da sé che ci sono stato per lavoro, ma mai per politica. E una cosa ve la voglio aggiungere. Il corsi e ricorsi storici. La Brianza ha segnato il destino della mia famiglia nel 1958. Ora segna il destino, guardate un po', a distanza di oltre 60 anni, mi rincrocio, mi rivedo in un contesto che nel 58 ci ha portato bene. Casa a Fiume di Nisi, dove sono nato, i soldi provengono dal lavoro fatto da muratore, da mio padre, in Brianza. Ora vediamo, a distanza di 60 anni, da un punto di vista politico, quali sono le mie sensazioni. Cominciamo ad inserirci nelle previsioni. Alle elezioni del 25 settembre 2022 hanno votato in tutti i 55 comuni il 71% degli elettori, cioè 478.000 voti validi ci sono stati circa. Anzi, votanti, di cui 23.000 tra nulle bianche. Quindi diciamo che ragioniamo nel 25 settembre 2022 con circa 450.000 voti validi. Qua bisogna fare una prima valutazione. Io ancora non so il dato finale. Qui ho scritto che dalle mie sensazioni non sarebbe andata a votare oltre il 20% dell'elettorato. Tenete conto che
ieri hanno votato mediamente il 15%, circa, quasi il 15% degli elettori. E voglio anche qui cominciare a darvi un dato, che è importante anche questo. La città di Monza ha registrato il doppio dei votanti rispetto alla media. Vedete, la media alla fine è stata, quindi era 3,90 alle ore 12, è stato ieri, 12,50 alle ore 19 e il 14,71 alle ore 23. 14,71 di media. Guardate la prima cosa che è da notare. Monza. La città di Monza, scusate perché mi arrivano messaggi, ha raggiunto come percentuale ieri il 21,33% ieri, rispetto a una media, incluso Monza, del 14, quindi significa che la media negli altri comuni sarà stata di 11. Quindi a Monza città, a ieri sera, ha votato il doppio, quindi media del 21,33% rispetto a una media del 10-11% del resto dei 44 comuni, scusate, dei 54 comuni. Perché vi dico questo? Perché c'è un primo elemento che ci penalizza. Noi a Monza città non avevamo nessun consigliere comunale che si è schierato con noi, nessun amministratore che si è schierato con noi. Questo è importante dirlo perché erano divisi tra Cappato e Galliani. Non solo, ma a Monza città la presenza del Monza Calcio ovviamente si è fatta sentire. Vedete, questi sono elementi che bisogna tenere presente, perché poi ci saranno sempre i cretini di turno che esprimeranno le loro valutazioni sul risultato secco. Ma siccome io cerco di dare evidenza di come si arriva anche a un risultato, allora parlo con le persone che ritengo intelligenti e che mi state seguendo, siete tanti. Perché è giusto che si comprenda l'impresa che abbiamo messo in campo. Quindi Monza città il doppio del resto dei comuni ieri, e credo che sia confermato ora, tra poco vedremo, perché il primo dato di Monza può essere che esca prima del resto, anzi, come avete il dato fatemelo sapere, almeno della città. Quindi che significa questo? Significa che De Luca, Galliani, Cappato in città, che pesa, guardate, per una cifra importante, perché un decimo della popolazione, o un nono, di tutta la Brianza è proprio a Monza. Quindi il peso specifico è enorme. E allora io posso dire già che questo dato di Monza città mette in evidenza che la vittoria oggi è più indirizzata sui due candidati che avevano una struttura nella città dove si è votato il doppio rispetto agli altri. Quindi su questo non ci sono discussioni. Io a Monza ho preso voti d'opinione,
e di gente che ci ha seguito mediaticamente. A differenza di altri comuni dove devo ringraziare consiglieri comunali in qualche comune, ex sindaci in altri comuni, che proprio per la condivisione del mio progetto hanno fatto la campagna elettorale e ci hanno anche messo nelle condizioni di presentare la lista autenticando le firme. Li voglio ringraziare per questo, perché è stato il primo atto. Noi abbiamo fatto una scelta anche qui. Non abbiamo presentato il simbolo Sud chiama Nord, quindi anche caricandoci del peso di raccogliere le firme, perché la proposta politica che volevamo lanciare dalla Brianza doveva essere una proposta innovativa, andare oltre quello che è stato il lancio del progetto. Sud con Nord. E quindi, nel dubbio, abbiamo raccolto le firme. Il povero Peppe Lombardo si è dovuto caricare anche di questo, senza comitato ancora, senza niente, in condizioni veramente pietose. Sei mitico, Peppe Lombardo, sei mitico. 450 firme raccolte e autenticate, guardate. Un numero importante, noi che ancora non avevamo idea a quale santo rivolgerci, come si suol dire. Quindi la mia previsione è 20% tetto massimo della gente che andrà a votare. Probabilmente, se il dato rimane, ieri ha votato il 14,50% ieri sera complessivamente, penso che oggi, giornata lavorativa, non credo che sarà andata a votare più del 2-3%. Per cui la prima previsione ritengo che l'abbiamo azzeccata, ci siamo andati vicino, perché se hanno votato un 16-17% è ovvio che già aver previsto in modo secco, se avete informazioni me le date, me le mandate, perché non, magari non le vedo, ok? Che abbiamo qualche notizia, così vediamo in diretta anche qualche notizia eventualmente. Sì, c'è il dato di Monza che dovrebbe essere definito. Ecco, Monza città quanto hanno votato? E allora ragazzi, ancora di più, quindi significa sicuramente che il dato di Monza città pesa per 3 volte in più rispetto alla media, perché nella media provinciale sicuramente avranno votato un 12-13% e Monza il 27%. Quindi noi stiamo parlando della città dove non esistavamo, mentre Galliani e il buon Cappato esistevano e vi abbiamo spiegato come e perché. Andiamo avanti. Per quanto riguarda quindi il numero dei voti validi, cominciamo a scendere ora nel dettaglio, dando massimo il 20% come tetto massimo, e se Monza andava al 27 ci avviciniamo molto a questa previsione. Parto dal presupposto che i voti validi saranno in definitiva tra la città e gli altri 54 comuni circa 130.000 voti validi, poi 10.000 più, 10.000 meno, ora aspettiamo naturalmente la percentuale definitiva. Questo è il dato, quindi tolte le bianche e nulle, che comunque quelle 5.000 in questa percentuale ci saranno sempre. Andiamo a un altro dato, attenzione a questo. Il centrodestra il 25 settembre 2022 ha preso il 50,50% nel collegio Monza Brianza. Cioè un anno fa, attenzione, che con 8 candidati di quest'anno è ovvio che non c'è bisogno di fare campagna elettorale, perché parti dal 50%, meglio non far campagna elettorale perché magari rischi di perdere voti. È la tecnica alla fine che hanno suggerito a Galliani, è la stessa tecnica che hanno suggerito qui a Schifani. Ora ci siamo divertiti, siamo stati ironici, spero ecco che Galliani da questo punto di vista non abbia mai interpretato le mie battute, né lui né Cappato ovviamente, come qualcosa di personale, ma facevano parte
Comunque, quando io l'ho detto più volte, lui non doveva fare campagna elettorale perché? Perché già ce l'ha in tasca la vittoria sulla carta, tenendo conto di un anno fa. 50%, signori, ce ne vuole per perdere le elezioni, Ma altro che essere imbecilli. E siccome Gallieri non ne capirà di politica, ma imbecille non è, ha impostato inizialmente la campagna elettorale del candidato muto. Nell'ultimi 10 giorni è successo qualcosa, però. Attenzione, quest'ora dobbiamo discuterlo. Perché fino a 10 giorni fa il candidato era muto. Non lo vedevate in giro se non qualche apparizione attraverso l'organizzazione del Mons. Quindi, questa è la questione. Centrosinistra, andiamo a Cappato. Cappato parte, rispetto al dato del 25 settembre 2022, con il 45% del consenso. Perché? Perché il 25 di settembre scorso era candidato un uomo, un rappresentante del centro del PD e del campo largo, che ha preso il 27%. A questo bisogna aggiungere il candidato del terzo polo, che ora sosteneva Cappato e ha preso la volta scorsa il 10%, il candidato di 5 Stelle della volta scorsa che ha preso il 7%. Questa somma fa circa 45%. Quindi attenzione, noi ci siamo candidati partendo da sotto zero in un contesto dove il centrodestra partiva con 50 e il centrosinistra con 45. Dopodiché i candidati minori, anche la volta scorsa, avevano preso circa il 3-4%. Poi ci sono i decimali. Andiamo alle previsioni più specifiche. Galliani, io avevo scritto che era in una forbice dal 35 al 40. Perché? Perché in base al punto di partenza è ovvio che la situazione non poteva farlo scendere molto, però non ha fatto campagna elettorale e si è trovato ovviamente in difficoltà. Su che cosa? Si è trovato in difficoltà su due candidati che comunque hanno fatto realmente campagna elettorale. Perché comunque Marco Cappato l'ha fatta la campagna elettorale. Io l'ho fatta la campagna elettorale. E questo negli ultimi 10 giorni se ne è accorto anche lui. Ecco perché comunque ha cercato di aggiustare il tiro. Di conseguenza, per me già era in una forbice alta. 35-40, se dovessi fare tra 35 e 40, gli darei più 40 che 35. Il buon Cappato, proprio perché a differenza di Galliani ha fatto la campagna elettorale, ma ovviamente c'è una parte del PD che alla fine non l'ha sostenuto, in questa forbice, io le davo testa a testa, vediamoci chiaramente, devo essere onesto, probabilmente più su 35 e non 40. Queste sono le mie sensazioni. Questo lo voglio sottolineare. Andiamo agli altri candidati. Gli altri candidati,
Dei cinque candidati, che ovviamente voglio ringraziare, e mi dispiace sempre perché comunque i candidati devono avere pari dignità, perché così non si dà mai la possibilità a proposte nuove di farsi conoscere. Quindi questo lo voglio esprimere, l'ho detto in campagna elettorale e lo ribadisco ancora ora. Quindi voglio ringraziare anche i cosiddetti cinque candidati minori. Rispetto alla volta scorsa, nel 2022 tutti i candidati minori hanno conseguito il 4,5%, anche se tra i candidati minori c'era una forza politica, Italexit, che aveva preso già un dato del 2%. Poi non c'è ora, ma ci sono altri rappresentanti comunque che bene o male rappresentano quel mondo. E rispetto a questo dato, quindi, penso che i candidati minori non prenderanno il dato della volta scorsa, magari si fermeranno al 3, tutto assieme, il 4, non penso di più. Quindi anche qui penso che i 5 candidati minori saranno sotto il 5. Andiamo a fare ormai, come dice, la matematica non è un'opinione, no? E parliamo ora di noi. Primo obiettivo che noi ci siamo prefissati, e lo dico in questo momento, che è iniziato lo sfoglio e ovviamente non abbiamo idea di come si andranno le cose. Primo obiettivo era sdoganare il progetto e quindi cogliere l'occasione importante del Collegio Monza Brianza. È importante perché? Perché la Brianza è la locomotiva d'Italia, perché il collegio della Brianza era Silvio Berlusconi. E onestamente, anche rispetto al dato, guardate, sentimentale, perché le coincidenze nella vita, io non credo che siano mere coincidenze. Cioè, quando si è verificata questa vicenda di Berlusconi, che umanamente ovviamente mi dispiace, uno di fronte alla morte anche rispetto a peggior nemico o avversario in questo caso, deve avere sempre rispetto. Quando si è verificata questa situazione, guardate, la mia mente è andata subito ai racconti di mio padre, cioè al suo approdo in Brianza nel 1958, quando si è trovato nel quartiere San Rocco a condividere una baracca di 20 metri quadrati con altri tre colleghi per fare il muratore, perché qui c'era fame, ha dovuto lasciare mia madre qui, e grazie a quei 2-3 anni di lavoro terribile è riuscito a fare soldi per comprare casa a Fiume di Nisi, sistemarla, la casa dove io sono nato. E questo è il racconto che mi faceva sempre mio padre. Quindi quando si è verificato questo fatto, e quindi che si andava ad elezioni appositamente le suppletive, la mia mente è andata a quel ricordo. E quindi ho detto, ragioniamoci. Ovviamente ho fatto delle analisi, ho visto che era una missione non impossibile di più, cioè le leggi fisiche, attenzione, le leggi fisiche della politica non si possono stravolgere, questo sì è chiaro, ma era un'occasione importante, e in un'occasione importante i veri leader o presunti tali scendono in campo nelle missioni impossibili, scendono in campo in prima persona, perché non sono io il soggetto del vai avanti tu cretino che mi viene da ridere. Le missioni impossibili richiedono che il leader, ho definito tale, ci metta la faccia. E io l'ho fatto. Quindi, primo obiettivo, sdoganare
il progetto, inserirsi in un contesto che sotto il profilo mediatico poteva consentirci di portare il nostro messaggio in un contesto per noi fondamentale. E ci siamo riusciti. Primo obiettivo, centrato. Centrato. Perché? Perché siamo stati bravi. E ce lo riconoscono tutti. La campagna mediatica che abbiamo fatto in queste competizioni è stata la migliore. Ed è ovvio che qui devo ringraziare il mio staff, da Max Barbera a Peppe Maricci, al nostro Pio, a Valeria per i rapporti con la stampa, tutto lo staff complessivamente. Ci siamo partiti con la valigia di cartone, siamo arrivati lì e abbiamo iniziato il nostro rapporto. E devo ringraziare i colleghi della stampa, anche Brianzola, che devo dire dall'inizio hanno avuto rispetto per la mia persona, per la nostra storia e anche per la nostra proposta. Vi voglio ringraziare, colleghi giornalisti, stampa, televisione, perché avete avuto grande rispetto. E io di questo ve ne sono grato. Mi avete fatto sentire a casa. Quindi mediaticamente noi abbiamo giocato una bella partita. Abbiamo saputo giocare nel contesto che se sai giocare ti dà il risalto mediatico. Ecco l'altro obiettivo. Questo cosa ha portato? Beh, io non ho fatto la campagna elettorale solo per il collegio del Senato Monza Brianza. Attraverso questa occasione siamo entrati nel Veneto, in Piemonte, nel resto della Lombardia, in Liguria. Quanto effettivamente era strategica questa postazione, anche in base alle previsioni, io, da piccolo leader, piccolo piccolo, attenzione, non è che io sono piccolino, però nel mio piccolo, il mio ruolo, l'ho saputo svolgere. Ho avuto l'occasione di vedere Bossi e di capire tante e tante cose che solo da lì, ovviamente si poteva comprendere. Ora tutto questo in termini elettorali, andiamo al passaggio conclusivo, che ovviamente diventa importante. Per quelle che sono le mie, il lavoro che abbiamo fatto, le persone che abbiamo incontrato, e ne abbiamo incontrato ovviamente, io l'obiettivo che mi sono posto, il primo, è quello in una proiezione per le europee, di quantomeno superare la soglia del 5%. Ed è l'altro obiettivo importante. È logico che questo è fondamentale, perché rispetto a un progetto che abbiamo, per noi anche quella che è una proposta politica nuova in un contesto come la Brianza diventa fondamentale. Quindi, secondo obiettivo, avremo la possibilità di tradurre le nostre sensazioni anche qui come secondo obiettivo in un dato politico compiuto? E allora, nelle mie previsioni, abbiamo fatto una scala. E partiamo dal massimo. Tecnicamente, guardate, è impossibile, e ve lo dico ora con molta onestà, anche se
come noi siamo abituati a fare, noi giochiamo una partita sempre per vincere. Cosa significa tecnicamente? Che si fa tutto quello che un candidato ha il dovere di fare. Non si giocano le partite per perdere. Questo tema, traduciamolo in pratica, significa una cosa molto semplice, guardate, che il dovere di un candidato è quello di fare, di dare tutto se stesso alla campagna elettorale, pur se in cuor suo sa che è impossibile modificare le leggi della fisica politica. Chiaro? Quindi teniamolo presente questo elemento. E allora, rispetto a tutto questo, per noi la soglia massima che si poteva raggiungere, riuscendo ovviamente a inserirci nelle giuste dinamiche, e se la campagna mediatica, attenzione, come è stato da noi, si fosse tradotta in voti, è quella di una soglia massima. Chiunque mi ha chiesto, io ho detto sempre, soglia massima è quella, 20%, oltre è impossibile. Partiamo da lì a scendere. Soglia ovviamente che ci dà la prima soddisfazione. 5%, considerato che il lavoro su cui noi siamo proiettati, sono le europee. Le europee di giugno 2024. Quindi, primo obiettivo che ci dà soddisfazione è il 5. E già per noi è il secondo obiettivo raggiunto. Come si suol dire, cifra, risultato a due cifre, 10, è un successo. Oltre il 10, e già vi ho detto che arrivare al 20 è la soglia che rasenta quasi l'impossibilità, è un trionfo. Quindi, oggi, se andiamo a fare una valutazione conclusiva, è ovvio che, tirando le somme, il candidato Galliani, che è partito col 50%, in relazione a quello che è un andamento di una competizione dove ancora non abbiamo il dato, ma non supera il 20%, è ovvio che quando l'affluenza è bassa, chi è organizzato con una rete, signori, fa la differenza. Cioè, voi vi immaginate, una rete esistente da un lato e dall'altro, in tutti i 55 comuni, va a votare il 20%, è ovvio che da questo punto di vista il ragionamento è matematico. Quindi il risultato oggi è in favore di chi ha una rete. Il peso specifico, che è fatto su 70%, ovviamente sfuma, ma comunque fa la differenza, che un 20% ovviamente ha un peso specifico, un effetto moltiplicatore pazzesco. Quindi sono convinto che in base a questa valutazione il buon Galliani stravincerà. E di questo, già per quello che noi avevamo come valutazione che vi sto consegnando, lo sapevamo.
e non c'erano discussioni. Signori, l'organizzazione e ovviamente un governo. E il Monza. Cappato, per quanto ha potuto fare una sua campagna elettorale che sotto il profilo della strategia comunque l'ha fatta e l'ha fatta meglio anche di Galliani, cosa ha pesato nella sua sconfitta? Ha pesato le sue posizioni eccessivamente radicali. Questo è il concetto. Quindi, obiettivamente, ora vedremo i risultati, ce li andremo seguendo. Dopodiché, vedete, io sono abituato a metterci la faccia, a farmi le competizioni a mani nude, a farmele fino in fondo, perché se non fai così non scardinerai mai certi sistemi. O ti allei e ti fai inglobare, oppure, cari miei, c'è poco da discutere. Quelli sono i sistemi e non cambieranno mai. Bene, ora vado a seguirmi lo spoglio e ci andiamo aggiornando. Chiamerò ovviamente anch'io Galliani e farò i miei complimenti. Ma già, quando ci siamo incrociati è stato giovedì scorso, gliel'ho detto, come io l'ho detto alla Ronzulli. Quindi oggi li rendo ufficiali a tutti gli effetti. Complimenti all'organizzazione partitica di Galliani. A lui non posso farle complimenti da questo punto di vista perché campagna elettorale non ne ha fatte. Quindi non c'è fare i complimenti su come ha condotto la campagna elettorale. Diciamo complimenti perché ha confermato comunque un dato che in questo tipo di elezione, con questa partecipazione al voto, essendo super organizzata, ovviamente ha fatto ad un peso specifico maggiore. Ringrazio anche Cappato, col quale abbiamo avuto anche un momento di confronto. Ringrazio tutti gli altri 5 candidati, penalizzati comunque anche da quello che è un sistema elettorale che purtroppo non ha dato spazio e non dà spazio alle nuove proposte. Il resto, ora aspettiamo il verdetto e vediamo da questo punto di vista qual è il risultato che in meno di 2 mesi, partendo da zero, siamo riusciti